Ciao ragazzi, se di solito tutti i miei video iniziano davanti all'aeroporto di Linate, oggi siamo davanti al Duomo a Milano. Stiamo per fare l'ultimo viaggio di gruppo. Perché l'ultimo? Perché ora c'è la possibilità di viaggiare da tutti i punti dell'Italia e quindi non c'è più bisogno di portare tutti i pazienti a Parma, anzi di portarli a Linate, dopo a Parma e poi a Chisinau, perché possono avere un volo diretto. Ora ci troviamo a Milano, a Linate, dove siamo venuti ad incontrare i nostri pazienti. Prima di andare a quelle bellissime signore che ci stanno aspettando lì, ecco, c'è anche un uomo che si nasconde tra di loro per non farci vedere. Vi volevo salutare una carissima persona che è venuto a salutarci in quanto il nostro ultimo viaggio di gruppo. Tu sei venuto al primo? Primo. E ora sei venuto a salutarci all'ultimo. E certo, apriamo e chiudiamo. Dimmi un po' come ti senti. Bene, guarda. Bene. I dentini? Dentini a posto, faremo un controllino a breve, appena si riesce a partire. Mi manca. Ecco. Lei non è per la prima volta? Io è la prima. La primissima? Certo, sì. La primissima. Infatti sì. Lei un po', la vedo così, un po' tesa. No, sta bene? Sì. Come stai? Io bene. Bene? Sono felice da potermi sistemare finalmente quello che ho sempre desiderato. Sì. E da tanto che ci segue? Ti dico la verità, un mese deciso. E voi invece? Siamo le sorelle. Giusto. Manca la terza. Dov'è la terza? Dove l'avete lasciata? L'abbiamo lasciata a Sassari. A Sassari. Voi un po'? Niente, noi speriamo questo sia l'ultimo, anche se ci dispiace comunque. Perché ci mancherete, è troppo sicuro. Bello, ci siamo trovati benissimo. Cioè, ci siamo trovati meglio che a casa, è un ambiente bellissimo, tutti molto attenti, ti seguono in tutto. Come stai te? Io sono agitata perché questa è la discussione della mia vita, proprio tutto per la prima volta, però è carino. Sono felice, vi ho conosciuto tramite un amico di mio figlio che mi ha portato le garanzie, ma era venuto già 5-6 anni fa e mi ha detto vai tranquilla, mi ha messo subito in contatto con il gruppo, mi ha detto entra lì e vedrai che tutto va bene. E vi ringrazio perché già dall'inizio siete accoglienti solo con i messaggi, con tutto quello, il supporto che date. Questo sì, davvero molto, sono felice. Andiamo su? No, bisogna sempre sorridere. Abbiamo fatto il nostro primo step, ci siamo fermati a Fidenza Village, un posto bellissimo. Beati i mariti delle mogli perché qua sicuramente stanno andando da un negozio all'altro, è veramente un posto molto bello e abbiamo anche mangiato. Per mettersi prima di tutto in tranquillità, non essere allo sbaraglio e non essere da solo che dici dove devo andare. Quindi hai degli indirizzi, già degli appoggi che sei sicuro che vai, arrivi senza intoppi. E quindi questa è una grande sicurezza. Io parto proprio da lì, dalla vostra gentilezza, dalla vostra disponibilità. E secondo me il discorso di fare il viaggio organizzato è la miglior cosa, perché forse siamo noi che venendo all'estero hai un po' più timore di attraversare determinate cose e invece voi ci state dando la sicurezza che alle volte qui è venuta a mancare. Ho fatto sicuramente una buona conoscenza, ma sono abituato in quanto responsabile legale di un'associazione di volontariato, donatori di sangue e ambulanze. Quindi sei sempre in contatto. E sono con i giovani, ecco perché questo spirito mi esce spontaneo, perché i giovani sono vivi. Dimmi un po', secondo te, qual è il vantaggio di viaggiare così tutti assieme? Allora, il vantaggio per quanto riguarda me è mi ha dato un pochettino più di sicurezza, perché a volte magari se da solo può succedere un problema, non c'è nessuno, non ti aiuta nessuno. In questo caso qua invece, essendo tu in tanti, già come stai facendo tu, mi serve qualche spiegazione, ci sei subito tu. Mi serve un colpo di mano dall'altra persona, magari me lo danno subito, capito? Il fatto di andare tutti in gruppo è molto, molto, molto meglio. Allora,
Abbiamo mangiato, abbiamo visitato questo bello outlet, ora ci stiamo andando al nostro penultimo step, stiamo andando all'aeroporto di Parma, però purtroppo stiamo per lasciare un paziente qua perché lui non voleva fare l'intervista prima e quindi lo lasciamo qui. Rimango volentieri qua con lei. Dimmi un po' come ti senti, com'è la tua giornata e come ti sembra proprio di stare così tutto benissimo, insieme. Benissimo, benissimo. Sto benissimo, ho fatto delle nuove conoscenze, non vedo l'ora di arrivare a Chisinau perché ho avuto un'esperienza meravigliosa già dalla prima volta che sono andato, perché ho trovato un'equipe medica fantastica, tutto il personale molto ma molto serio, l'onestà governa tutto. E mi piace pure il posto, mi piace la cittadina, ho avuto modo di girarla a piedi per molto e cercherò di completare o di fare altre visite nei musei e robe varie. Bravo, fai un sorriso in camera. Non so se il dottor Palmas lo sa, ma lui ha fatto trovare l'amore in Moldavia! Voi vi siete conosciuti in clinica, in vero? In clinica, sì. E ci siamo innamorati. Uno dell'altro? Sì. Che bello! E poi sì. Come vi siete conosciuti? E poi è nato l'amore. È nato il nostro amore e siamo qui insieme. Da quanto tempo siete insieme? È dall'ultimo viaggio, ottobre. Otto mesi. Che siete insieme e vi siete conosciuti in Moldavia? Sì, sì. Che bello! E vai al dottor Palmas, ci siamo innamorati. Allora al dottor Palmas, grazie hai trovato il sorriso e anche l'amore. Anche l'amore, giusto, bellissimo. Dottor Palmas, quindi dottor Palmas, c'è speranza immenso. Anche per me. Noi vi salutiamo qui da Parma e speriamo che avete visto anche voi che con il viaggio di gruppo ti puoi divertire e puoi fare veramente tantissime conoscenze, anche amici, perché noi facciamo amici e non i nostri pazienti non sono semplici pazienti, ma sono persone che col tempo diventano amici. Dottor Palma ti raggiungerò per farmi i denti nuovi. Brave!